Ecco, cari amici, fa un po' freschino stamattina, fa fresco perché è proprio mattina presto. Sono venuto qui col primo autobus da giù dalla valle, la Val Ganna, sono salito su. Siamo a Bregazzana, frazione di Varese, però può essere, sì, perché andremo a vedere un monumento. Cerco di fare una specie quasi di live, come se fosse live. Per questo mi sono già attrezzato e quindi abbiamo già la nostra insalata, perché l'insalata fa parte di tutto. Allora, l'insalata l'ho fatta vedere. Poi basta che non cade, si mangerà qualche fogliolina, qualche cosina, qualche animaletto del bosco, però benissimo. E questa è l'insalata. E questa è l'insalata. Però, lo scriverò anche nel titolo, c'è anche un altro ingrediente a questa insalata. Questa è una bella forchetta e per mangiare l'insalata bene, condiamola. Ma condiamola col tonno, un tonno però particolare. Adesso metterò la mia forchetta già qua, un tonno particolare che io ho coperto con del nastro isolante per non farvi leggere la marca, quindi la marca assolutamente non la leggete. Le scatole sono sempre notoriamente praticamente uguali, no? Tra marca e marca, siamo tutti sull'azzurro, quindi è importante raccoprire ciò che... Perché? Perché la marca, poi come al solito le marche... Allora, guardate, io cerco di inquadrare bene, non so, aspettate un attimo che vengo giù. Riuscite a leggere praticamente di questo tonno? Riuscite a leggere di questo tonno? Io ho anche altre scatole, Riuscite a leggere che tutto è FAO 61? Io avvicino un po', allontano, sperando che possiate leggerlo al meglio. E FAO 61 il tonno, lo vedete adesso, io allontano, poi avvicino, in un qualche punto dello schema dovreste vederlo senza preoccupazioni che non lo leggiate, che tanto ciò che potrebbe essere, insomma, qualcuno avrebbe potuto dire qualcosa, invece noi abbiamo coperto assolutamente la marca, le cose, qualsiasi cosa potevate riconoscere. Però abbiamo ottenuto il FAO 61. Bene, è coperto anche di qua, io ho coperto tutto. Perché? Perché ho fatto girare la scatoletta. Però vedete che è integro, non l'ho assolutamente aperto. Perché qua dice, la sigla FAO stampata corrisponde ai seguenti oceani di pesca. Oceano Pacifico, FAO 71, 77, 81, 87. Oceano Indiano, FAO 51, 57. E poi pure Oceano Atlantico, FAO 31, 34, 41, 47. Non menziona il FAO 61. Non lo menziona. La videocamera quella che è, però, è FAO 61. Poi ci potrò fare anche un articolo, lo vedete che è FAO 61? Io avvicino, allontano in maniera che possiate riconoscere che è FAO 61. Magari si vede meglio se ha la luce,
Io pensavo magari si vedesse meglio all'ombra, o lo vedete meglio a piena luce del sole. Oh? Fao 61, assolutamente Fao 61. Sto lì, è questa, eh? È questa. Teniamola addirittura alla videocamera, così. Quindi vedete che è sempre questa. La scatola è questa. La scatola è questa. E vabbè, e ce lo mangiamo. Fao 61. E Mar del Giappone. E Mar del Giappone. Io voglio solo dire questo. Che non è menzionato in queste scatole non è menzionato che sono pescate nel Mar del Giappone. Va bene, cari amici? Io, ecco, una gamba un po' di là. Allora, praticamente qua ci doveva essere un tavolino. È vero, cari amici, ci doveva essere un tavolino. Se fossimo venuti una decina d'anni fa, avremmo trovato un tavolino. Invece siamo venuti adesso e il tavolino non c'è più. Oh, avete visto quanto è facile fare un disastro? Ma qua se... allora, scusate un attimo, ma mentre lo faccio, mettiamo così, allora. Che caspita, no? Speriamo che tutto vada alla registrazione. Ecco, la prima scatoletta. Io vi dico subito, poi i rifiuti li porto assolutamente via, state tranquilli, non lasciamo nulla. Però adesso lascio così, no? Perché tanto apro anche la seconda scatola, perché io sono goloso. O metto in speciale favoloso. Potrei addirittura... fantastico. È molto più buono di come possiate immaginare. Quindi... ah, caspita, troppo bello, troppo buono. Però io volevo solo dire questo, quindi che golosità. Non apro il terzo barattolino perché anche questo l'ho coperto, pazzescamente l'ho coperto. Torno all'olio d'oliva, torno all'olio d'oliva. Dopo ritiro tutti i rifiuti. Torno all'olio d'oliva. E appunto adesso l'ho aperta. C'è il FAO 61. Poi, facendo diverse registrazioni, vediamo appunto come è venuto bene. Dovevo calibrare prima, allora, come si vedeva bene. Ma io ho preso il pullman. Vediamo, qua tutto a posto. Io ho preso il pullman al pelo, cari amici. Cioè, in fretta e furia ho preso il pullman. Quindi abbiamo la nostra insalatina. Ma vedete la nostra insalatina? Ma io era solo, ecco, devo vedere che si veda bene dentro la videocamera. Io era solo per menzionare com'è va il mondo. Nel senso, una volta avevo messo su Facebook, avevo condiviso un post, semplicemente, condivisione, su Facebook, sul social network, che c'era il tonno FAO 61. Qua mia mamma dirà: tienilo dritto, che c'era il tonno FAO 61. C'era il tonno FAO 61, che dicono: no, non c'è il tonno FAO 61. Invece c'era il tonno FAO 61. Allora, quel post lì, no, non è vero, è tonno FAO 71 o FAO 51. Qua la mano ha preso un po' la terra, tanto per fare
un po' di igiene. Allora, praticamente, no, FAO 71, FAO 51, no, FAO 61, torno FAO 61. Io voglio dire questo, però è una squisitezza, solo che non lo indicano sulla confezione. Sulla confezione non è indicato, io ho coperto marca, ho coperto tutto, però. Cari amici, un bel tonno è lì per noi. Voglio farvi gustare questo panorama, così per quanto possibile. È vero che non è sempre facile fare una cosa grandemente di professionale, è vero, però queste cose le facciamo almeno noi. Altrimenti pagate 400 euro una scuola di cucina, vi insegnano tutto e potete fare a meno di noi. Però la scuola di cucina 400 euro. No, quelle gratuite, però adesso bellissimo. Ho visto che c'erano dei grandi magazzini. Facciamo una scuola gratuita, anche pomodorini, scuola gratuita di cucina, però dopo vanno lì 500 persone, benissimo, però il cuoco non è che può stare davanti, beh, fino a un certo numero, no? Può starci dietro. Mia mamma sicuramente contenta, che dice: ma come? Tu l'insalata ora che la mangi? E che vado sempre di fretta. Invece, dopo sono qui a gustare l'insalata, ma per far vedere sono FAO 61. Ho detto, sento dei rumori, sono praticamente, allora sembra che gli operai del comune di Varese, siamo sempre a Varese, sembra che si sono messi a spazzolare, a pulire dall'erba il prato, il campo lì, Villa Ceplis, che c'è un parco pubblico, a fare l'erba. Stamattina c'era ancora rumore prima. Alla domenica ci sono gli operai forestali, no? La domenica. Comunque la domenica, terribile. Ma sapete che veramente a volte mica ce lo dicono, ma quando fanno il doppio mica ce lo dicono. Quando fanno il doppio di ciò che dovrebbero fare pur di fare per gli altri. Allora, bello che agisce per gli altri così, benissimo. E alla fine mi sono ritrovato anch'io a dovervi fare un video di cucina, in pratica. Sono FAO 61. Allora, praticamente, che sembra un po' la colazione del Mauri, che salutiamo, youtuber Mauri. Iscrivetevi, mi raccomando. Questo è un video lancio.
forse qualcuno che non ci ha mai visto, perché segue cucina, vede questi video, iscrivetevi, perché noi, io Gennaro Gelmini, faccio video di cambiamenti climatici e poi con Mauri, youtuber Mauri, e poi con youtuber Mauri faccio video sugli urbex, andiamo a fare urbex, cioè visita di luoghi antichi abbandonati anche. Allora praticamente salta all'occhio ciò che è la vita, no? La vita che allora le regole sono tot e poi c'è si fa diversamente, però è un tonno fantastico. Io direi quasi il miglior tonno che abbia mai mangiato in vita mia, caspita. Scusate che mi permetto, ma... Però, vedete, mi insegnano dove lo fanno sto tonno. Cioè lo segnano, però invece prima c'è scritto fao così, fao cosà. Oceano Indiano, Oceano Pacifico, Oceano Atlantico e non c'è mar del Giappone come poi è indicato. Ma poco tonno. Io allora apro l'altra scatola, però a questo punto qua non è coperta la marca, perché non potevo andare a coprire a fianco, coperto perché non sul fianco e coprivo. Qua devo stare attento a non mostrarvi la marca. Però d'altronde voi vedete il video in HD alta definizione a 720 pixel, però chiaramente io ho visto a fare con la mia macchinetta 2 minuti di video è già un giga. Ma cos'è? Ma quando mai? Non si può proprio fare. Allora devo fare 480 e poi dopo lo metto in panoramico. Quindi chiaramente, però è bello, però viene bene, fa niente. Ho un computer fantastico che mi carica i programmi gratuiti più favolosi, perché la macchinetta è quello che è, però è un computer fantastico perché ha tanta memoria, talmente tanta memoria che io ne uso un quarto della memoria del computer, quindi immaginate col tonno. E allora veniamo a noi, cari amici. Io è vero, mi interesso dei cambiamenti climatici da 18 anni, io rispetto benissimo chi non ci crede. Io il fatto che vada avanti è perché so che il mondo è in trasformazione sempre, è una trasformazione continua. Dire il mondo sarà sempre quello, già sbagliato. Quando mi hanno detto no, tu sarai sempre quello, operaio, così. Non si è visto dopo, tutte le aziende sono in crisi, non c'è più niente. Diciamo, quindi, mi interessa il pianeta Nibiru, che praticamente io penso, e così, io ci credo fermamente, rispetto che non ci crede. La mia divulgazione è presso tutti, alcuni hanno detto ma perché non lo banni qualcuno? No, perché cioè, non blocchi qualcuno che no,
perché non ha senso divulgare solo a chi ci crede, non ha senso, e bisogna avere rispetto, perché chi non ci crede, però io ci credo fermamente, vado avanti e praticamente il clima sulla Terra non è solo dovuto all'azione umana, non è solo dovuto ai cambiamenti climatici così, ma ha un'azione dallo spazio. C'è un pianeta chiamato Nibiru, ha un influsso gravitazionale, perché tutti i pianeti hanno un influsso gravitazionale, anche Nibiru, ha un influsso gravitazionale, questo pianeta ha un'orbita ellittica di 3600 anni, quindi non è sempre uguale la posizione nel sistema solare, va verso la nube di Oort, la parte della Via Lattea, e poi torna, no? Quindi un'orbita ellittica di 3600 anni. Per Ieli e per Igeo c'è in questo periodo, e i cambiamenti climatici, con anche l'aumento della sismicità e terremoti, come ne abbiamo avuto anche in Messico, e come ne avremo ancora di sismicità, di terremoti. Dico così, e anche alluvioni, tutto aumentate dall'azione gravitazionale del pianeta Nibiru, che in realtà poi sarebbe una stella nana bianca, cioè praticamente ogni sistema stellare in realtà è binario, cioè ha una stella principale e una stella secondaria, che è quella che poi alla fine nel corso dei milioni di anni ha portato la vita. E poi naturalmente l'universo, che nessuno può dare un muro all'universo, a dire arriva fino a lì, e dopo cosa c'è? Allora l'universo infinito, chiaramente poi ci sono forme di vita infinite, perché c'è acqua, c'è luce, c'è calore, c'è vita. Ma non solo all'esterno dei pianeti, anche all'interno dei pianeti. Tutta. Registrando ancora. Io farò da più tempo questo video, magari monto una cosa più lunga e finisco il tonno. Andiamo al monumento. Andiamo al monumento indiano. È un monumento indiano da visitare. Che buono questo tonno, c'è un mio amico che anche un altro in Giappone fa i video con tutte le cose più buone da mangiare. Per i boschi c'è gente, c'è gente per i boschi, si sentono voci, persone, mica fantasmi, no? Ecco pure qua i fantasmi, e dai. Sono contenta mia mamma che finalmente mangio un'insalata.
Grazie. Il tonno è andato via come niente. Eccoci cari amici, in questa seconda parte finisco la mia insalata, abbiamo un po' di sole, un po' di sole bello, perché il tempo passa, sono già dopo le 10 del mattino ormai, ma siamo venuti qua da un bel po' a salire. Un po' di tonno è rimasto tutto sotto. Parliamo un po' così, diciamo, allora, le condivisioni su Facebook, sui social network, praticamente che succede? Al primo, quando condividete, condividi da YouTube, viene come link, come se fosse un blog. Al tempo attuale così ci capita una cosa del genere. Come se fosse un blog, viene in condivisione, se uno clicca, va sulla pagina di YouTube a vedere il video. Invece una volta era direttamente lì. Però a volte il conteggio non si sa. A volte magari è meglio l'emissione così. Ma sui commenti, perché è importante il conteggio che ci sia. E se no, è giusto. Dico importante, è giusto. Io non prendo nulla da YouTube. Però è giusto il conteggio delle visualizzazioni. E cosa succede? Però se lo mettete anche il link, lo postate in un commento, si apre che si può vedere il video direttamente su Facebook. Quindi potete vedere direttamente il video su Facebook, dentro Facebook, immesso in Facebook, però nel commento, se lo commentate, cioè se mettete il link del video nel commento, appare il video che si può direttamente vedere nell'immissione dentro Facebook. Altrimenti la prima condivisione, così almeno succede in Italia, la prima condivisione è il link, quindi cliccherete ma andrete sulla pagina di YouTube, al video di YouTube. Importante saperlo, perché magari poi lo mettete anche come commento, lo vedono direttamente su Facebook. Come condivisione iniziale è solo per il link che poi ci va su YouTube. È importante sapere queste cose, perché se sapete bene le tecniche, può essere che un video funzioni di più, come il sole qua che va dietro qualche nuvoletta e poi torna, allora un po' va, un po' torna. Bella giornata oggi, poi dicono che stasera piove. Ecco, Gennaro Gelmini, siamo oggi, è domenica,
12 novembre 2017. Gennaro Gelmini, domenica, ma giovedì 16, mercoledì 15, martedì 14, lunedì 13, di 12. Sì. Stavo facendo il calcolo perché mi ricordavo 12 novembre. Quindi Gennaro Gelmini, 12 novembre 2017, una domenica mattina. Verso le 10, dopo le 10 del mattino. Guarda, sono venuti qua prestissimo. Questo mi segnava 7.25 l'autobus, in realtà poi faceva 7.32. Il primo autobus per venire qua. E la domenica così. Altri giorni prima, no? Prestissimo. Qua. Allora, fatemi capire, più bel tonno che ho mai mangiato in vita mia. E dai, un po' di visual, allora parliamo di bello figo, ci sta, il cantante, no? Cantante di colore, bello figo, ha fatto la canzone Pasta col tonno, quindi... E ha avuto più di 8 milioni di visualizzazioni. E allora dai, spingi, no? Spingi le visual. Dai, condividi questo video che non fa il 61. Anche poi in relazione a ciò che mi mostrerò adesso. Vi mostro adesso. Se non mi strozzo mentre mangio. Vi mostro adesso il monumento indiano. Un imprenditore italiano è andato in India, quando è tornato c'è un monumento suo che adesso non c'è più, si è fatto un monumento a suo ricordo, un monumento assolutamente con le sembianze indiane, un elefante con le persone sotto, bellissimo. Adesso vi faccio vedere il monumento indiano con l'elefante. Qua va un po' il sole dietro. Dobbiamo andare da quella parte lì. Dobbiamo andare da quella parte lì per il monumento indiano. Siamo qui. La mia fedele borsa. Una delle mie fedeli borse, perché ormai... Adesso li tolgo i rifiuti, eh? Siamo qui, cari amici, al monumento che ricorda l'imprenditore del tessile che commercializzò con l'India e fece costruire questo bellissimo monumento che adesso avremo modo di andare a vedere. È un monumento con un elefante, delle persone sotto e tutte le caratteristiche che ricordano l'India. Tutte le caratteristiche. Bello, no? Una bella giornata, domenica 12 novembre 2017 da Gennaro Gelmini qui a Bregazzana, Varese. Bregazzana di Varese. Ecco il monumento. Come vi avevo detto, è un bellissimo elefante, vedete? E questo è un monumento che si è fatto costruire l'imprenditore del tessile.
manumento, quindi è il commendatore Angelo Magnani, appunto imprenditore del tessile anche con l'India, e Angelo Magnani ci ha lasciato questo delizioso monumento. Intanto il nostro cagnetto, un bel cane qua, e ci ha lasciato questo monumento così bello da visitare. Un monumento appunto con un elefante, il commendatore Angelo Magnani riposa qua. Adesso vedremo anche dall'altra parte del monumento. Ebbe pari al genio del lavoro, altissimo spirito munificente. Commendator Angelo Magnani. Dal 1865-1924. Lo scultore del monumento è il Butti. E un altro di là. Notate questa stampa e sopra un disco volante.